Io sono anima eterna e infinita venuta qui, in questa vibrazione, con il nome di Erminio Cavallo. Finalmente ho raggiunto il mio traguardo e risolto il segreto della mia anima eterna. Io sono quello a cui rivolgevo le mie preghiere. Io sono quello a cui chiedevo aiuto. Io sono quello che ho cercato. Io sono la stessa vetta della mia montagna. Io guardo la mia creazione come una pagina del mio stesso libro. Io sono l'unico che produce molti della mia stessa sostanza che prendo da me stesso. Tutto è me stesso, non vi sono due. La creazione sono io, dappertutto. Quello che concedo a me stesso, lo prendo da me stesso e lo do a me stesso. Io sono l'unico, poiché sono il padre ed il figlio insieme. Quanto a quello che voglio, non vedo altro che i miei desideri, che sgorgano da me. Sono il creatore di tutto e il governante supremo ed il trono. Tre in uno è ciò che sono l'inferno, è solo un argine che ho messo al mio stesso fiume, quando sognavo incubi. Sognai che non ero solo, e così iniziò il dubbio, che fece il suo corso, nello spazio-tempo, finché mi sono svegliato dal mio sonno. Adesso che sono definitivamente sveglio, so che ho scherzato con me stesso nella mia creazione spazio-tempo. Mi riprendo il mio trono, e governo il mio regno che me stesso, e io sono e sarò il Signore per l'eternità. Così è sia sempre. Noi, io, anima eterna infinita e incarnata, ci autoinganniamo e dimentichiamo totalmente chi siamo veramente. Questo per entrare dentro e osservare, anche dal di dentro, la stessa nostra illusoria materia, di tutto il nostro stesso creato universale infinito. Così facendo, per sperimentare, osservare e provare tutto l'effetto che si prova su tutto l'infinito del noi, io stesso. Così è. Segreti svelati da Erminio Cavallo.